Buongiorno a Luca Pelosi del Romanista. Buongiorno. E buongiorno al direttore Carlo Lazzotti. Buongiorno Valentina, buongiorno Luca, un saluto a tutti gli Oh, ascoltatori. eccoci qui con la strana coppia, ma che bello, vedi? Da due fessi siamo passati a un fesso più un direttore. Ecco, perché il direttore non mi permetto, Luca, tu Il capisci direttore ci bene perde, il fesso ci guadagna, che. questo è sicuro. Assolutamente. Io ci guadagno sicuramente più di tutti perché ho in collegamento entrambi. Il terzo fesso è in Non scherziamo, che per me è un televisione. onore essere in collegamento con Luca perché scrive delle cose meravigliose. Eh beh, oh, ma mica che non sentiamo Grazie, sempre troppo perché è buono. così, cioè non è che noi chiamiamo così sciacquetti di vario genere, insomma, abbiamo solamente grandi nomi su queste frequenze. Avremo anche il nostro Mario Giunta, ma sarà con noi domani perché ora è in diretta su Skype, proprio in diretta, lo vedete, se avete una TV davanti potete vederlo tutto bello incravattato stile pinguino che conduce con un certo charme questa mattinata di Sky Sport 24. Ma visto che noi invece siamo on air, parliamo delle nostre cose, Roma. Roma, Roma, Roma e basta praticamente, perché tu devi sapere, Carlo, che Luca non è che gradisce troppi altri argomenti, che detta così sembra un cretino, in realtà vorrei riformulare, nel senso, Ecco. non ama parlare di mercato, non ama tanto parlare di altre quisquiglie, e quando si parla di calcio per lui si parla soprattutto di Roma, e tra l'altro gli piace non poco la polemica, questo vi accomuna, e visto che questa settimana ce n'è da dire, il direttore un po' l'abbiamo sentito, diamo la parola a Luca su questa vicenda di destro, della giustizia sportiva e di quant'altro, e poi torniamo anche al campo e argomentate insieme. Luca, ci dici la tua, visto che questi giorni non ho avuto modo di sentirti. Beh, partiamo col dire che Destro andava espulso, che la cosa che ha fatto non si fa, che effettivamente meritava il cartellino rosso. Questo lo dobbiamo dare per scontato. È particolare però tutto ciò che è avvenuto, ovviamente, perché nulla mi toglie dalla testa che se non ci fosse stato la ripetizione, la ripetitività della la riproposizione continua di quell'episodio, molto probabilmente la Procura federale non avrebbe chiesto a Tosel di verificare l'uso della prova televisiva, perché da lì tutto parte, ricordiamocelo, non parte dal giudice sportivo, parte dalla Procura federale che chiede al giudice sportivo di verificare se per caso si può usare la prova televisiva. E poi il pastrocchio è che abbiamo introdotto una nuova fattispecie, quella del fatto che l'altro dice sì, ho visto quell'azione, ma non ho visto nello specifico quella cosa lì, cioè quella manata. E credo che mi pare di capire che ci stanno tutti un po' rendendo conto che veramente questo è un precedente, sarebbe un precedente incredibile, perché chiunque potrebbe sentirsi autorizzato, qualora subisse un torto, a fare ricorso per casi simili. Io continuo a pensare che veramente non è possibile che solo il calcio non usi la tecnologia per certi episodi. Fateci caso ogni volta che ci sono le Olimpiadi, per esempio, non abbiamo la possibilità di vedere tutti gli sport, anche i più piccoli, anche solo per poche cose, si fanno aiutare dalla tecnologia. È rimasto solo il calcio che non lo fa. Basterebbe regolamentarla, basterebbe limitare l'uso, la richiesta delle società solamente in un paio di occasioni a tempo oppure solo per certi episodi e tanti problemi si risolverebbero. Dopodiché, è anche difficile non notare, come dire, la disparità di trattamento che c'è nei confronti di alcuni episodi, perché io la gomitata di Daniele Conti a Piani ce l'ho vista, ma non ho visto nessun replay. Quindi Esatto. è come se non fosse esistita, e questa è la cosa agghiacciante. Se non lo fa vedere la TV, non è esistito. E qui entriamo, però, come dire, possiamo partire da questa riflessione e arrivare a George Orwell, eccetera, eccetera, ovviamente. Mamma mia, io veramente non ho quasi più parole perché ne parliamo da giorni ormai, attendiamo quello che sarà l'esito del nostro ricorso. Mi è piaciuta nel frattempo, credo che il direttore ne sono certa, credo anche tu abbia avuto modo di ascoltarlo, magari vederlo ieri sera a Rudy Garcia, le invasioni barbariche dalla Bignardi, quando gli è stato Magnifico. sottoposto questo quesito, no? Insomma, una spiegazione un po' di questo fatto, lui dopo aver argomentato ha detto, insomma, è stata più la moviola in campo, secondo me postuma, piuttosto che ovviamente la prova televisiva, ma a me piace, ha detto con fierezza, mi piacerebbe vederla a bordo campo, purtroppo penso che non succederà ovviamente, però il piglio col quale parla di qualsiasi cosa è veramente accattivante. Carlo, non so tu che visione hai avuto di questo fantastico No, uomo che è il mister. meraviglioso, a parte che ha tenuto testa splendidamente la Bignardi senza proprio mai Ma lui perdere la parola, ipnotizza, lui che è secondo me francese ipnotizza chiaramente. tutti, eh. Sì, ma poi tra l'altro lui Niente, chi magari ogni se tanto frega. andava a cercare dei vocaboli che ancora non possiede, poverino, perché sta in Italia soltanto da 9 mesi, Troppo bene ma parla. troppo bene parla, si è disimpegnato splendidamente e poi emerge la figura di un uomo meraviglioso, non soltanto di un professionista, non soltanto di un mister, tra virgolette, straordinario, ma di un uomo meraviglioso, perché quando si è parlato dell'episodio del papà,
credo che ha toccato tutti nel profondo come me, che magari il papà non ce l'hanno più, l'hanno perso e quindi hanno fatto un salto all'indietro con la memoria, perché questa cosa di far mantenere alla mamma lo stesso numero di cellulare che aveva il papà, per cui lui è abituato da quando fa il tecnico, prima delle partite, a fare due chiamate. Una è chiaramente il suo tattico esperto delle squadre avversarie, l'altra è questo numero di cellulare al quale rispondeva il papà e che da un giorno fatidico in poi non ha più potuto rispondere il papà, ma ha voluto, ha preteso che la mamma mantenesse quel numero perché adesso gli risponde lei. E questa secondo me è una cosa meravigliosa, fa venire i brividi a raccontarla, però è proprio caratteristica di un uomo straordinario, perché è un professionista, tutto un pezzo, l'abbiamo visto, scherza quando si deve scherzare. Tra l'altro, quando bisogna fare le pubblicità, ad esempio avete visto per la Volkswagen, pubblicità che coinvolgono tutto lo staff tecnico e della Rosa della Roma, lui è straordinario, cioè riesce a divertire con grande ironia, però quando c'è da fare le cose serie è il primo ad essere serio. E poi ha questa sfumatura davvero umana, a me è piaciuto tantissimo, sfumatura credo che umana abbia affascinato tanti, non soltanto i tifosi della Roma. Ma no, ma penso che lui abbia staccato un po' tutti proprio a livello sociologico, proprio di indagine sull'individuo, questa grande personalità che lo precede e poi insomma no, questa scala di valori molto forte che lui mette sempre avanti, anche parlando di mercato, che veramente è un argomento, come dice Luca, a volte anche noioso se non sei un grande appassionato, se vogliamo. Ha detto sì, è giusto fare un bel mercato, noi eravamo sicuri che avremmo fatto una squadra forte, ma soprattutto quello che chiedo prima io ancora è un profilo sull'uomo, perché se hai gli uomini giusti al di là della tecnica, della tattica e dei calciatori, sicuramente puoi fare un buon lavoro, cosa che già ci aveva detto in estate, la prima cosa su cui si è informato un po' di tutta la squadra e che cerca di portare avanti anche con chi ha un rapporto un po' meno splendido, cerca di andare ad approfondire, cioè proprio cerca il dialogo. Chissà se farà questo per l'ennesima volta, mi domando io, con Adem Ljajić, visto che potrebbe tornare fondamentale per questo finale di campionato. Luca, siamo un pochino a corto di cartucce in queste ultime partite. Beh sì, abbastanza, tra politiche, infortuni eccetera, gli uomini sono contatissimi, sicuramente ci proverà per fare l'ultimo tentativo perlomeno per quanto riguarda questa stagione con gli Ljajić, che probabilmente è l'unico su cui, non dico il carisma, proprio questa aura di cui parlava il direttore, di umanità molto forte, ha fatto presa sui giocatori e non mi stupisce il fatto che uno così no, come dire, riesca poi a portare tutta la squadra dalla sua parte. E è anche bello, a Provincio su Garcia, pensare che non è necessario, come dire, fare il per forza il Mourinho per portare tutta la squadra dalla sua parte, no, ci sono anche altri metodi che forse a livello umano sono anche più gradevoli e più preferibili, come il modo di essere di Garcia. E lo dico proprio nei giorni in cui si celebra giustamente Mourinho per le sue imprese in Champions League. Sì, comunque, a parte no. questo, gli Ljajić, dicevi, sì. Chissà se ci riesce alla fine, perché adesso ci proverà sicuramente perché ne ha bisogno. Mi sembra evidente che tra l'altro è scalato ulteriormente, insomma è retrocesso nelle gerarchie, perché ormai entra sempre prima Bastos di lui, però adesso c'è bisogno di lui, non ci sarà ancora di più, soprattutto se il ricorso della Roma non dovesse venire accolto per destro. Chissà, lo scorso anno fece un grande finale di stagione con la Fiorentina, però il contesto era molto molto diverso. Sai che ci è sembrato di vivere una piccola frattura, no? Da anche nell'ultimo episodio in cui dopo la gara a cena con la squadra il mister non si è presentato, se n'è voluto andare, quindi insomma un giocatore che già un po' indolente sembra di suo, forse anche per derivazione ovviamente geografica, ce lo dice spesso proprio il direttore, no? che fa tutto uno studio geopolitico dei giocatori oltre che umano. Beh, quelli balcani ce n'è tanto qualche problemino, sì. Potresti diventare un altro braccio destro di Garcia, lui il lato umano, tu ti fai quello geopolitico, c'è chi studia la squadra avversaria, io ti candiderei insomma nel team, però volendo credete che riesca a trovare lo spunto e la motivazione per far bene in quest'ultima di solito in questi casi, non so se il direttore, visto che studia questi argomenti, è d'accordo, come dire, è provare a fargli arrabbiare. Di solito la contromossa funziona di solito. Esatto. Sì, credo che anche Carlo infatti l'avesse proposto tra le tante microtattiche, insomma, pur non essendo un amante di Ljajić nello specifico, però tu forse a volte proprio il contrasto può far bene. Carlo, che ma dici? Sai, un allenatore ha anche piacere nel vedere determinate scene. Adesso non sempre il giocatore che si arrabbia al momento della sostituzione fa male alla rosa, fa male alla squadra, fa male al tecnico stesso, perché magari il tecnico lui vede giustamente l'attaccamento, il fatto di voler rimanere in campo. Magari l'essere arrabbiato con se stesso per non aver dato il meglio in quei 60-70 minuti che si sono giocati, quindi la reazione da quel punto di vista c'è. Quello che dispiace di più a un tecnico, quando magari mette un giocatore a partita già iniziata, è vedere che quello lì ancora non si è svegliato e c'ha il pigiama sotto la maglia da gioco, quindi quello è il fattore che poi
ti deprime come allenatore, perché ti rendi conto di non essere riuscito a incidere nella psiche di quel ragazzo, di non essere riuscito a portartelo dalla tua parte, di non averlo motivato a sufficienza come invece sei riuscito a motivare gli altri compagni. Ecco, gli Aic sembra questo ancora, sembra un giocatore non in linea con tutti gli altri, quindi una rosa di 20-21 ragazzi che hanno perfettamente sposato il progetto, e poi uno, due, perché ci metto anche gli Edvai in questa, sì. Poi magari chi conosce le segrete cose di Trigoria sa segrete perché cose, l'uno fantastico. Per un motivo, l'altro per un altro motivo, insomma, quindi però sono due giocatori, non a caso tutti e due balcanici, mm-hmm. che però fanno fatica ad inserirsi in questo filone, in questa corrente tutto straordinaria, cuore, passione, per cui risultano sempre un po' ai margini della formazione. Gli Edvai ha visto il campo una volta sola, gli Aic molto di più, ma tutte le volte che gli Aic entra continua a dire, prima di poter vedere che possa incidere o cambiare la partita, ce ne vuole. Io per esempio, per quanto riguarda il match contro l'Atalanta di sabato, non lo farei partire al primo minuto, partirei con Gervinho e Basso Salti accanto al capitano, perché gli Aic hai sempre la speranza che possa spaccarti la partita. Uno come Basso, se non te la spacca la partita, può sistemare delle cose tatticamente mm-hmm. parlando. Gli Aic c'è sempre la speranza che possa entrare e possa spaccarla. È perché ne ha le capacità, speranza, poi devi vedere come ne ha le capacità, perché noi gliele riconosciamo, in realtà come poi no? Non succede mai. Ammazza. Ce n'è come. Tra l'altro invece un organismo in cui i brasiliani si sono proprio trovati a pennello, come dire, no? Sono quasi rifioriti, insomma, un Maicon che sembra sedicenne, un Bastos che fa i balletti tutto travestito che sembra Michael Jackson d'altri tempi, un Taddei che sembra sempre avere 12 anni portati benissimo, tra l'altro, anche perché con un fisico così a 12 anni forse non sei tanto normale, però per dire, e ci sarà anche la chance per Toloi. A parte Castan e Toloi sono fra tutti i brasiliani già europeizzati comunque, no? Sì. Perché sono tutta gente che ha già imparato da tempo. Sì, Maicon è di Milano in effetti, sì, più che altro. Maicon, sì. quindi insomma hanno le loro esperienze, insomma, fanno, tra l'altro Bastos ha fatto una scelta, come dire, no? Dopo aver provato ad autoesiliarsi navigando nell'oro, ha fatto la scelta di tornare indietro, quindi evidentemente no, ci sente pure meglio così piuttosto che a fare il giocoliere brasiliano, ecco. Sì, questo sì. Ma con queste poche risorse, poche ovviamente sempre tra virgolette, però rispetto alla super rosa titolare, quando sta tutta bene, che veramente ti dà quella tranquillità che dici vabbè, oggi vado a fare la spesa, non è un problema, tanto la mia Roma vince, per queste ultime gare importanti, perché la Roma cerca la matematica certezza di poter sbattere il batacchio della porta principale di questa Champions League, ci basta? Cioè la grande passione di quest'uomo, di Rudy Garcia, e quindi il collante che ha strutturato in questo gruppo, può bastare al di là delle mancanze tecniche in campo? Ma visto il distacco col Napoli, penso sicuramente sì. E poi molte sono solo per una gara, perché solamente destro ha una super sì, allontanamento. Esatto, per una gara. Mi sembra che questa è una squadra che ogni volta che c'era bisogno ha sempre saputo dare qualcosa in più per compensare le assenze. Tutto sommato penso che lo possano fare anche in una partita come quella contro l'Atalanta, che penso sarà molto difficile, anche se non mi aspetto ovviamente la caduta dell'Atalanta in casa col Sassuolo, non so se è stato un momento di distrazione o se probabilmente invece il momento di grande forma dell'Atalanta è un po' passato e quindi forse non è proprio come le 6 vittorie consecutive, questo lo scopriremo solamente sabato all'Olimpico, non me l'aspetto comunque facile, però mi aspetto ancora pronta a giocarsi tutte le sue carte. L'ha fatto insomma, una delle vittorie più belle della stagione è quella col Torino, perché proprio in una partita dove tra l'altro neanche c'era l'aria di una Juventus che potesse perdere qualche punto, eppure col Napoli era sempre distante, cioè fino al 90esimo ha provato a vincere la partita e ha esultato come se avesse vinto una finale, un trofeo, perché da questo punto di vista ormai è una squadra che dà assolute garanzie. Magari ecco, una partita non bellissima, un po' sofferta, però alla fine penso che riesca a portare a casa il risultato. Direttore, come la vedi? La vedo come l'ha vista anche Luca. Io sono d'accordo sul discorso della cristallizzazione dei posti in classifica da qua a fine stagione, per cui ormai non mi preoccupo più, insomma, perché bastano 5 di punti in 6 partite che ne danno 18, insomma. La Roma si mette al sicuro con una vittoria casalinga che potrebbe già arrivare sabato e poi 2 pareggi. Però mi interesserebbe tanto fare proprio il maggior numero di punti possibili, quindi non andrei a trascurare nulla e andrei in campo sabato cercando di fare 3 gol all'Atalanta già nei primi 45 minuti e mettere a posto la partita. Poi è l'occasione chiaramente per Rudy Garcia, una volta sistemata anche la classifica e una volta festeggiata la matematica certezza del secondo posto, per dare un qualche, non dico contentino, però qualche soddisfazione a qualche ragazzo che magari è stato tutto l'anno
in panchina, ha seguito la squadra, parlo dei vari Ricci, parlo dello stesso Yedvai se vogliamo, divertirci a vedere chi può essere da Roma anche per l'anno prossimo, perché ad oggi la rosa con Destro squalificato, adesso ipotizziamo che venga mantenuta la squalifica, tra l'altro qui Valentina ho appena adesso stampato le quote dei bookmakers, sì, per quanto riguarda, e non ci credono davvero, perché ti dico che la conferma delle quattro giornate vale 1,35 oltre manica, insomma, quindi neanche i bookmakers inglesi credono al fatto che il giudice sportivo possa cancellare, anzi diciamo l'appello della Roma, il ricorso della Roma possa cancellare questa punizione, mentre uno sconto è dato a 1,53, la conferma addirittura di tutta quanta la squalifica a 3,10, anzi scusa, la conferma 1,35 a 3,10 lo sconto di 2 o 3 turni. Detto questo, quindi formazione comunque tosta per andare a prendere i 3 punti contro l'Atalanta, e come dicevo prima, magari difesa brasiliana completamente, vorrei rivedere Dodò a sinistra con Maicon, Castanetto, Loi, e davanti Gervinho e Bastos. Vediamo un po', anche perché poi ci raccontano di un capitano che ad oggi non calcia la palla, corre solamente. Ecco, quello è un problema, allora li hai, ci vuol dire il primo minuto. Hai meno alternative. Sono finiti. Ecco, una cosa che vorrei chiedere anche a Luca, e sensibilizzo anche te Valentina, perché ne abbiamo parlato tanto. Come no? Io continuo a dire che sono 2 anni che purtroppo la rosa della Roma a gennaio non migliora con il passaggio del mercato invernale. E su questo c'è pure un po' di iella, faccio un po' una piccola parentesi, nel senso pensi di essere partire un punto e se ne fanno male 3 in quel ruolo dopo, esatto, che è finito la finestra di mercato. Ma era già venuto, ricorderete, con Osvaldo 2 anni fa. Allora la Roma ha migliorato sicuramente con Nainggolan, su questo non c'è dubbio, senza nel dubbio. Senso la cessione di Bradley, poi è arrivato Nainggolan. La grande squadra non cede Bradley e fa arrivare anche Nainggolan. Perché poi quando l'anno prossimo dovrai lottare su 3 fronti, uno dei quali addirittura la Champions, non puoi permetterti idealmente di cedere Bradley e di portare a casa Nainggolan. In realtà devi tenere tutti e due, perché sai che prima o poi tra squalifiche, diffidati, infortuni, eccetera, eccetera, febbri, influenze, varicella dei figli, devi comunque tenere conto del fatto che ti servono 6 centrocampisti, 6 attaccanti e così via. Ma il discorso vale a maggior ragione per Borriello, perché adesso con la squalifica di Destro Borriello avrebbe sicuramente giocato, la Roma avrebbe avuto comunque una rete lì davanti, comunque un giocatore navigato in grado di sfruttare ad esempio i cross di Gervinho e di Bastos, e non ce l'ha. Che tra l'altro quest'anno neanche... sarebbe rimasto pure con buon umore in panchina, perché una delle poche stagioni in cui non era neanche scontento di stare in panchina, perché talmente il gruppo lo aveva poi travolto e lui travolgeva anche il gruppo, da quello che ci raccontano, che sarebbe rimasto di buon umore oltretutto, no? Ma questo ce lo insegna la stessa Champions, tra l'altro Valentina, perché avete visto il Chelsea l'altro ieri? Sì. Entra Schürrle dalla panchina perché si fa male Eden Hazard e fa il primo gol per il Chelsea, sì, come dice Mourinho giustamente. Entra Dembaba e fa il secondo gol del Chelsea che li qualifica, ma il terzo che entra dalla panchina è un tale che si chiama Fernando Torres. Cioè, se vuoi arrivare a determinati livelli, la rosa deve essere di 26 giocatori, sì. non può essere di 18, 19 più qualche ragazzo, no. La rosa, se vuoi arrivare a determinati livelli, deve essere di 25-26 giocatori, tutti più o meno intercambiabili, tutti più o meno sullo stesso livello. È chiaro che c'è l'icona Francesco Totti, ci sono altre icone in mezzo al campo, sperando che torni presto Kevin Strootman e altri giocatori del genere come Milan e Pjanic, però la squadra è forte, se esce Pjanic è dietro un giocatore forte quasi come Pjanic. È una squadra che pian piano sta cercando anche di costruirla questa possibilità, già entrando in Champions League direttamente, quello che ci auguriamo ovviamente di poter dire con assoluta certezza tra poco, arriveranno quei famosi 20 milioni, no, che nel dubbio ti danno una piccola mano, vero anche, quindi insomma cerco di fare un po' l'angioletto, un po' il diavoletto, vero anche che devi blindare dei giocatori che hanno corte dall'estero e quindi potresti spendere di più anche a livello di ingaggi e di prolungamenti, quindi sono veri tutti e due gli aghi della bilancia, però una crescita che probabilmente è molto vera, bisogna fare pian piano, ma comunque prima o poi per arrivare ad essere davvero quel club mondiale, no, che dice Italione Zanzi con quel sorrisone spesso e volentieri, Luca, o no? Sì, è vero, anche perché insomma la considerazione del direttore è giusta, nel senso che ormai così come la singola partita non si gioca più in 11 ma si gioca in 14, la singola stagione non si gioca più in 16 ma si gioca in 22, in 23, a maggior ragione una stagione che come ve la prossima della Roma che prevederà la Champions League, quindi una competizione anche la competizione del livello più difficile. È chiaro che anche la considerazione sui 2 mercati di gennaio delle ultime stagioni è giusta, è pur vero che poi entrambe le 2 stagioni non prevedevano appunto l'impegno europeo, quindi sono abbastanza sicuro del fatto che ci si attrezzerà in vista della prossima, dove ecco, per tornare al centrocampo ad esempio, non solo non ci sarà più Bradley, e quello è un caso anche particolare, perché non, secondo me se ti capita l'offerta di 8 milioni per un giocatore del genere è pure difficile rifiutarla, ma probabilmente non ci sarà più neanche Taddei, quindi al centrocampo qualcosina dovrà arrivare anche solo sperando di mantenere
Nainggolan, Strootman, De Rossi e Pjanic, tutti e quattro, è ovvio che non bastano, visto che tra l'altro Florenzi, il centrocampista, non lo fa più. Però penso che questa sia una considerazione che fatalmente la Roma metterà in conto nel momento di costruire la squadra della prossima stagione, che appunto che prevede la Champions, chissà fino a quando, perché ovviamente la Roma avrà sicuramente anche un girone simile a quello del Napoli di quest'anno, molto probabilmente. Anche se Valentina, come sai, il mio obiettivo è arrivare terzi e vincere l'Europa League, però mi rendo conto di essere un po' in minoranza in questo. Sei sempre fuori dal coro, guarda, ecco. Invece prima ti ho pensato, perché parlavo con Alessandro Antinelli nel collegamento precedente, parlavamo un po' anche di questa sera dell'Europa League, a cosa che ti annoia tantissimo, neanche a starlo qui a raccontare, ovviamente, caro Luca, tanto più che protagonista l'unica è rimasta la Juventus, e parlavamo di questo maledetto coefficiente, no? Che ci sta condannando a non essere più praticamente da nessuna parte. Tu sai che io sono un ultra del ranking UEFA, vero? Sì, esatto. E quindi nel frattempo, giustamente lui, da bravo professionista qual è, tra l'altro, insomma, moderato, perché poi rappresenta anche il servizio pubblico, quindi ci mancherebbe anche il contrario, poi in privato magari fai caroselli, ma questo è un altro discorso. Diceva, ovviamente, bisogna tifare tutti per la Juventus se siamo a questo sport, perché altrimenti tra un po' ci chiudono tutte le porte, che razionalmente è molto vero. Dall'altra, immaginavo te con la bandierina, capito, di qualsiasi squadra, anche, non so, il Maccarese Mare, perché andasse a giocare contro la Juve. Questo è vero, però sai cosa c'è? Che sì, non è che la risolvi con l'ultima con la squadra che diventa l'ultimo baluardo. C'ha subito la scusa che non ti fa niente. Dicevamo le stesse cose quando l'Inter fece la finale di Champions contro il Bayern Monaco e la vinse. A cosa è servito tutta quella vittoria? Parlo solo di ranking, a ritardare di un anno il fatto che poi l'Italia ha subito il sorpasso ed è stata retrocessa. È servito solo a questo, per cui non è che se tu tifi per l'ultimo baluardo rimasto cambia qualcosa. Il problema complessivo è, e complessivo rimane, tra l'altro l'anno prossimo quell'annata dell'Inter ce la levano, perché sono passati ormai 4-5 anni, quindi non servirà più neanche a niente quella, che ripeto, all'epoca servì solamente per ritardare di un anno un sorpasso che comunque abbiamo subito. Quindi non è che dici devo tifare per l'ultima rimasta così ho più punti. Sì, nel breve è così, ma tanto il problema quello è, quello rimane. Quindi, non solo Luca, sto guardando proprio mentre parlavi, stavo guardando proprio il ranking, e Luca per ragione perfettamente, perché rimarrà come prima annata il 2010-2011, nella quale l'Italia ha totalizzato 11.571 punti. In quell'annata però il Portogallo ne ha fatti 18.800, perché ricorderete è stata la stagione in cui il Portogallo ha portato in semifinale tutto praticamente, sì, anche le squadre che retrocedevano in Europa League, quindi è arrivato praticamente in fondo con quasi tutte le squadre che hanno partecipato, anzi con tutte le squadre che hanno partecipato all'Europa League. E l'Italia sarà superata, al pronti via, l'Italia che oggi ha 6 punti, meno di 6 punti percentuali, sono 5,8 sul Portogallo, al pronti via della prossima stagione l'Italia sarà superata e perderà la quarta posizione a vantaggio del Portogallo, che sarà quinto. Non scendiamo come numero di squadre in Champions, per fortuna, perché alle spalle abbiamo ancora la Francia, ma il divario con quelle che stanno davanti, Spagna, Inghilterra e Germania, è abissale. In questo momento l'Italia ha 66,272, pensate alla Germania che è terza, 81,341, cioè noi sappiamo già e siamo sicuri che da qui al 2020 non riusciamo neanche a entrare nel podio. E quindi stasera tutti quanti sulla finale dei Junior Masterchef, e chi se ne frega, ho capito come va a finire, ho capito a voi due come va a finire, va bene così. Ragazzi, grazie mille della vostra compagnia mattutina, ma che bello, Luca, speriamo di sentirci ancora più spesso, il direttore per fortuna è un dono che ci viene tutti i giorni, e quindi sono comunque molto contento. Il vero dono sei tu, Valentino, diciamo sempre. Ma quanto sei pitone, però me lo prendo comunque, che ci piacciono sempre i complimenti. Ad ogni modo, forza Roma, perché io così mi sbilancio, tanto ormai lo sanno tutti, ovviamente, da una vita, non è che sia più un segreto. Buon weekend a Luca, col direttore. Direttore, ci sentiamo domani, grazie ovviamente ad entrambi. Ciao, un abbraccio. Buona giornata. Ciao.